Siamo nella ex sala consiliare del comune di Altamura, oggi rinominata sala giunta, e oggi c'è una giornata istituzionale perché il console di Albania in Puglia, Adrian Askaj, ha fatto visita alla nostra prima cittadina e c'è qui anche una delegazione di consiglieri comunali, c'è l'assessore alla cultura Perrone qui presenti, oltre ad alcuni rappresentanti di associazioni albanesi che sono qui nella nostra comunità da diverso tempo. E allora chiediamo proprio al console come mai questa visita ad Altamura, che sappiamo è essere una grande città accogliente sotto il profilo dei residenti albanesi qui, perché abbiamo una comunità credo forse fra le più popolose della città metropolitana di Bari. Grazie, io sono stato a chiedere questa visita al sindaco di Altamura per conoscerci, perché so che qua in Altamura c'è una bella comunità albanese, per far sì che questi rapporti fra Albania e Italia sviluppare per, diciamo, in futuro e fare qualcosa di concreto. Prima io ho conosciuto la signora Lindita, che fa capo dell'associazione Apolonia, che abbiamo pensato qualche progetto per la scuola, per una scuola albanese in territorio che noi vogliamo sopportare, così per non perdere l'origine, la nostra cultura e tradizione, perché tutta questa comunità che è stata ben integrata in Italia, mi sembra giusto di non perdere la lingua e la cultura albanese, come hanno fatto i nostri prima di noi, sono stati al Brescia a venire in Italia nel 1400 e loro tuttora parlano al Brescia, hanno la cultura loro e sono passati 5 secoli e mezzo, è una buona dimostrazione come uno si non sono assimilati, come si dice, è così, e noi vogliamo fare questo, diciamo. Più in là possiamo fare anche dei progetti di avvicinare qua le agenzie turistiche, che l'Altamura è un posto bellissimo che ha tanti musei culturali, che sono tanti punti da visitare, come noi abbiamo in Albania. Abbiamo un piccolo paese che è Albania, ha una diversità fra sono due mari, Ionio e Adriatico, c'è dalla montagna al mare c'è poca strada, ci sono tanti siti archeologici. Sono 1600 siti, abbiamo 3 città UNESCO e stiamo sviluppando un bel turismo. L'anno scorso è cresciuto il nostro turismo al 30%, forse di più. Siamo arrivati a 500.000 italiani in Albania l'anno scorso, su 3 milioni in tutto. Dunque noi ci teniamo molto a allargare i mesi del turismo. Abbiamo anche investito nell'agriturismo, è un mega progetto di 1 miliardo di euro per il 100, diciamo 100 centri agriturismo, e sta funzionando. Poi abbiamo fatto come governo, abbiamo fatto delle agevolazioni sul turismo, per gli hotel 4 e 5 stelle non si pagano le tasse per 10 anni e tanto ancora. Perché noi ci teniamo che il turismo è una buona fonte, una risorsa che va sfruttata meglio. Possiamo dire che, parlando un po' anche con qualche collega qui, l'Albania è la 21ª regione italiana, perché è molto integrata con questa nazione. Parliamo degli ultimi 30 anni, un po' la storia più vicina, insomma, dopo il 1991, nel quale arrivarono qui tanti albanesi che scappavano da un momento terribile, però in questi 30 anni c'è stata una grande integrazione, un grande processo di crescita, e oggi possiamo anche affermare che abbiamo molte aziende albanesi che nel mercato del lavoro si sono distinte. Sì, è vero, noi adesso possiamo, c'è stato, l'ha detto lei, una fusione, diciamo, ecco. In Albania l'italianità è vincente. Queste persone che sono arrivate qua al 90 e poi anche dopo, mano a mano, nei anni, hanno creato un legame fortissimo fra i due popoli. Ecco per questo che voi italiani siete
in primis in Albania. Questo dimostrano i fatti, in percentuale interscambio commerciale è il 46% con l'Italia, dunque dimostra un, nelle cifre, se non sbaglio, sono 2,8 miliardi. Poi dopo il secondo posto è solo 8%, dunque l'Italia 46%, il secondo che la Grecia 8% e vengono gli altri 5-6%. Dunque la nostra priorità è Italia. In Albania, nelle strade di Tirana, un italiano è di casa. Si parla italiano come si parla albanese, non c'è più differenza. Cioè, sono in Puglia 23.000 albanesi, altrettanto saranno in Albania 23.000 italiani. Dunque, e poi c'è il trend che gli albanesi che stanno qua da 25 anni stanno tornando, aprendo le attività, quello che hanno saputo fare in Italia, e stanno portando l'esperienza, e questa è una cosa positiva, perché noi in questo momento abbiamo bisogno del know-how italiano più che i soldi ce l'hanno le banche, basta che fare i progetti. E dunque noi ci teniamo molto nello sviluppo insieme, perché se ti sviluppi da solo puoi fare poca strada. Sviluppando in due ci sono tante risorse, tante possibilità che noi dobbiamo sfruttare sia uno che l'altro, per questo che siamo anche qua. Il primo ministro, il nostro governo è molto, c'è in focus Italia, ci sono delle relazioni di alti livelli che sono buonissime, anche perché l'Italia fa il nostro avvocato in Europa, numero uno avvocato, diciamo, che, perché noi siamo anche, speriamo, per le aperture dei negoziati con l'Europa. Dopodiché ci sarà anche un boom di lavoro in Albania, dopo che si aprono i capitoli, e credo che l'Italia sarà il primo, diciamo, paese che avrà i vantaggi di fare i lavori in Albania, come succede oggi. Possiamo affermare che l'Italia, nonostante siano passati tanti anni, se guardiamo anche indietro, nei secoli, parlavamo prima degli Arbresci che vennero qui, si sono anche integrati abbastanza, perché abbiamo molti comuni della Basilicata, della Calabria, con grosse comunità Arbresci, dove addirittura si parla la lingua antica, Arbresci, con tradizioni, feste, però forse noi qui ad Altamura e in Puglia non conosciamo appieno quella che è la cultura del vostro popolo. Sì, infatti in Italia ci sono circa 50 comuni con la popolazione di Arbresci, più spostati in Calabria, però c'è anche in Molise, ci sono 4 comuni, anche in Puglia c'è San Marzano, dove queste comunità hanno conservato i loro riti, tradizioni e cultura, anche perché c'è stato anche, c'è ancora una legge che aiuta le minoranze per sviluppare diciamo le loro tradizioni, la loro cultura. E dunque noi albanesi adesso abbiamo bisogno di sviluppare questo, diciamo, non perdita di identità, perché è giusto che noi siamo anche integrati benissimo, però questo non significa essere assimilati, perché anche noi abbiamo la cultura nostra, le tradizioni come voi avete le vostre, e questo, diciamo, noi abbiamo fatto anche l'anno scorso tanta attività culturale, tanti pittori, artisti sono venuti dall'Albania a dare concerti in Italia, e lo stiamo sviluppando anche tuttora queste attività, giusto per non perdere queste nostre tradizioni e cultura. Primo cittadino di Altamura, Rosa Melodia, in questa giornata istituzionale, insomma, nella quale si parla di integrazione. Abbiamo sentito anche alcuni numeri, 23.000 albanesi in Puglia, diciamo che Altamura ne detiene il 10% nella nostra città. Sì, anche qualcosa in più, insomma, io sono molto felice di questo incontro che oggi abbiamo voluto organizzare su richiesta del Console Generale di Albania in Puglia.
perché la comunità albanese è la più importante all'interno della nostra città e perché comunque credo che la città di Altamura debba sempre essere pronta al confronto con le altre realtà che è diversa dalla nostra, perché insomma io sono affermo da sempre questa necessità di dover acquisire confidenza con le differenze, perché sono una ricchezza, non sono una diminuzio. Per cui questo incontro oggi con il console generale, ma anche con il colonnello che rappresenta il Ministero degli Interni albanese, non può far altro che rafforzare questo questo incontro che avviene ormai da anni, voglio dire, siamo una comunità così ben integrata, diceva prima il console, è una realtà che è ormai indistinguibile, diciamo, dal resto del paese, ma che tiene giustamente a preservare le proprie tradizioni, la propria cultura, e noi vogliamo anche alimentare magari qualche attività che possa dare questo spazio agli albanesi residenti qui ad Altamura. Ecco, a proposito di questo, il console parlava del progetto di creare anche una scuola per gli albanesi residenti in Italia, perché c'è il cosiddetto cambio generazionale, ci sono molti figli di albanesi arrivati in Italia tanti anni fa che oggi sono cresciuti in Italia imparando l'italiano, magari hanno poca contezza di quella che è la loro radice linguistica, e quindi quest'idea di un progetto scolastico, lei come la valuta? Io accolgo questa richiesta, chiaramente evito di promettere cose che se non viste sulla carta non posso promettere, certamente. Io ritengo che la scuola sia sempre, in ogni circostanza, il caposaldo dell'educazione del cittadino. Se poi trasmette, ripeto, anche tradizione e culture differenti, secondo me è un fatto positivo. Non mi posso slanciare perché ho appena avuto questa diciamo proposta, devo valutare, perché chiaramente, ma sono idealmente sono assolutamente a favore di queste cose. Devo affermare che molti ragazzi che hanno compiuto 18 anni, ecco, la seconda generazione albanese oggi sceglie anche di ottenere la cittadinanza italiana, quindi io come sindaca sto sottoscrivendo queste richieste che devo dire diventano sempre più numerose. Allora, nella nostra comunità esiste un'associazione che si chiama Apollonia e da tanti anni si propone anche nel territorio attraverso eventi, attraverso situazioni culturali che si sono create nella nostra città, Festival dei Claustri, Notte Bianca, ecco, la vostra associazione ha più volte cercato di proporre alla nostra comunità quello che è il vostro, diciamo, bagaglio culturale. A che punto siamo dopo tanti anni? La comunità come ha recepito il vostro lavoro? Allora, noi praticamente ci siamo fondati negli anni 2004 e da allora abbiamo voluto fortemente l'inserimento, questa rappresentanza della nostra comunità. Essendo che siamo la prima comunità albanese, almeno ad Altamura, e abbiamo cercato di poter creare questa associazione che si chiama Centro Culturale Apollonia in Puglia. Noi abbiamo svolto parecchi e diversi progetti qui, anche abbiamo svolto anche dei progetti interno al Centro Interculturale di Altamura, che in tutti questi anni veramente non è stata gestita bene. E questo, diciamo, un rimprovero alle amministrazioni passate. Essendo che io fortemente credo nell'amministrazione che ora praticamente risiede, ho molta speranza nella riapertura del centro interculturale di Altamura.
I nostri cittadini hanno cercato, ormai hanno diversi interessi, non soltanto la sopravvivenza che in primo momento era necessaria per poter inserire. Oggi i nostri cittadini hanno anche altri diversi culturali e noi come associazione abbiamo cercato in tutti questi anni di poter promuovere tutte queste iniziative. Noi praticamente abbiamo svolto anche corsi di lingua albanese per i cittadini, per la seconda generazione nata qua. Questo veramente un aiuto molto grande ci ha dato la scuola, perché la scuola è stata il vero campo della battaglia nel mondo di integrazione. Quanti associati avete oggi? E noi siamo 12 associati per ora, però quando c'è qualche rappresenza, quando ci sono manifestazioni, tutto questo, minimo andremo a anche 50, 60, coinvolgere tutta la nostra comunità. Noi abbiamo fatto diverse attività che io, se li dovrei elencare, sono tante. Ecco, culturalmente parlando, qual è la parte più bella o il contenuto più interessante della cultura albanese da proporre alla cultura italiana? Veramente il nostro folklore, la musica, la danza sono veramente di un momento magico che coinvolge tutti quanti. E noi queste rappresentanze le abbiamo fatto nei diversi convegni di intercultura, anche nei progetti come partner insieme con il comune di Altamura. Penso che il folklore è il massimo, perché la nostra musica è molto coinvolgente. Il cibo? Può competere con quello italiano? Assolutamente no. Ecco, qual è il piatto forte? Il piatto forte nostro, posso dire, il piatto dolce è il baklava. È un piatto tipico, però è troppo dolce. Ma per quanto riguarda la gastronomia italiana, è stata sempre il top di tutte le cucine al mondo. Ci siamo ad altezza, ci difendiamo, ma non ai livelli della cultura, della gastronomia italiana. La cultura si regge sul sapere, per sapere bisogna allargare anche un po' i nostri orizzonti, quindi conoscere culture nuove, integrante nella nostra comunità, diventa anche un argomento interessante sul quale porre delle basi riflessive. Sì, questa esperienza della comunità albanese in Puglia, ad Altamura in particolare, è proprio la dimostrazione che quello che invece si sente in giro, quest'area di intolleranza, di contro le migrazioni, non è questo il futuro che ci aspetta. Abbiamo invece tutto da guadagnare da processi di integrazione vera. Quella albanese ad Altamura ne è una dimostrazione positiva. Diciamo che non ha, per la comunità altamurana, l'apporto della comunità albanese ha rappresentato persino un'occasione di progresso, un'opportunità in chiave anche economica, perché l'interscambio con l'Albania può anche rappresentare un modo per superare anche la crisi economica che anche gli italiani vivono. E in definitiva, è quello che dobbiamo fare su larga scala, per ciò che attiene la possibilità di dar vita alla multiculturalità che ormai le società occidentali con cui si devono misurare in qualche modo. Il fatto che adesso venga una richiesta di istituire una scuola per recuperare le radici originarie da parte della comunità albanese è proprio la dimostrazione che si sentono talmente italiani, talmente integrati, che hanno proprio il bisogno di ritornare alle loro radici. Questo è proprio la dimostrazione lampante di una esperienza. Un po' come è accaduto per gli italiani all'estero. Come è accaduto agli italiani in Germania, in America, che poi sentono il bisogno di coltivare le proprie radici. Noi asseconderemo come amministrazione, l'ha detto già la sindaca,
tutti questi processi che vanno nella direzione di una maggiore integrazione, dalla scuola, ma anche persino previsto nel nostro statuto la possibilità di avere una rappresentanza all'interno dell'organo decisionale che è il Consiglio Comunale, ovviamente nelle forme previste dalla norma. Daremo seguito a tutto quello che la comunità ci chiederà, con il contributo anche del Consolato, possiamo assolutamente, ce l'abbiamo un tiro di schioppo da qui, immaginare anche delle giornate dedicate alla cultura albanese. Sono cose, diciamo, che non ci devono più neanche, non devono neanche più appartenere alla straordinarietà, perché sono cose che andrebbero fatte in modo molto naturale, senza alcuna, come dire, difficoltà. Bene, e allora avete sentito i contenuti di questo incontro, un incontro dal quale certamente scaturiranno situazioni positive per i due paesi, e noi con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.